L'approccio al mondo del lavoro è sempre un momento molto particolare. Quello che ti posso dire è che indubbiamente una cosa che semplifica l'entrata nel mondo del lavoro è aver fatto dei lavori part-time durante la scuola, durante l'università, che sia fare il barman, che sia fare il cameriere, che sia fare l'hostess o qualsiasi altra tipologia, l'animatore, perché ti ha iniziato a dare quella coscienza lavorativa. Entrando poi nel vivo di come porsi nel momento in cui stai scegliendo l'azienda verso cui proporti, veramente dovresti cercare di scoprirti, scoprire cosa ti piace, scoprire cosa ti stimola e scoprire cosa ti riesce bene. Per esempio, a me piaceva tantissimo viaggiare, mi piaceva frequentare diverse tipologie di gruppi di amici, quindi non avere proprio una routine fissa. Da lì l'ho poi tradotto nel lavoro che poi ho scelto, fare l'agente immobiliare mi ha consentito di conoscere sempre persone diverse e avere situazioni sempre diverse. Riguardo ciò che mi stimola, l'ho riportato nello sport, lo sport che pratico da tanti anni, che è quello della corsa, mi ha dato modo di osservare che attraverso la corsa io mi sono posto sempre degli obiettivi, 5 km, poi 7, poi 8, fino ad arrivare a fare la mezza maratona, la maratona. Dietro la corsa cosa c'era? C'era sicuramente la sfida, il cercare sempre obiettivi più in alto, e nel lavoro che ho scelto c'è la possibilità proprio di crescere e di fare ruoli sempre diversi. E allo stesso tempo una metodicità. Chi è maratoneta deve riuscire ad ascoltare il suo corpo, perché non sa come starà al 40° chilometro, quindi devi aver definito bene un piano d'azione. E in ultimo cerca di capire quali sono le tue qualità. Per esempio, a me riesce bene leggere le situazioni, comprendere le circostanze, e questa cosa la associo anche al fatto che facevo giochi di calcio manageriale, che sono collegati a questa capacità di lettura delle situazioni dal prevenire. Una riflessione su te stesso ti può portare a scegliere l'azienda giusta per quello che sei te e a proporti anche nel modo migliore. Ti do un consiglio: cerca di farti dire dagli altri quali sono le tue qualità, perché a volte noi diamo per scontate delle caratteristiche. Quindi fatti dire quali sono i tuoi pregi da chi ti sta vicino. Potrai puntare magari il lavoro più adatto a te e a cui non avevi mai pensato. E ora lanciati e manda il primo CV, perché è questa la prima cosa da fare.